Salve ragazzi e bentrovati su Radio Smeraldo. Oggi torniamo con la nuova puntata di Road to Music in compagnia di Veronica Vitale. Ciao e benvenuta. Ciao, ciao ragazzi. Ciao a te Veronica, come va? Tutto bene? Sì, molto bene, spero lo stesso. Sì, assolutamente. D'accordo, allora guarda, io comincerei da subito con le domande e voglio incominciare con il chiederti: che cos'è per te la musica? Allora, per me la musica è stata un'ancora di salvezza. E ho cominciato insomma a comporre all'età di 11 anni, però inconsapevolmente la musica è arrivata quando non riuscivo più a parlare con nessuno. E Dio, devo ringraziare veramente Dio, perché mi ha dato quello che è un linguaggio universale, appunto la musica, che mi ha permesso di poter parlare con il resto del mondo. Ho capito, ma c'è un messaggio in particolare che tu vuoi inviare a chi ti ascolta? Sì, credo che la musica, forse niente più della musica, possa veramente guarire le persone, perché la musica può fare di un'anima devastata una cattedrale. Ho capito, wow, belle parole, assolutamente. Senti, io ho letto un pochino il tuo curriculum, no? E vedo un sacco di comunque esperienze fuori dall'Italia. Per esempio, sei stata in Germania e negli Stati Uniti. Quindi ecco, la domanda è questa: quanto è stato importante per te viaggiare per accrescere la tua esperienza? Diciamo che per me il viaggio è il più grande veicolo di trasformazione e cambiamento, quindi perché credo essenzialmente che comunque il viaggio possa aprire quella che è la mentalità, e i passaporti possono aprire qualunque tipo di frontiera, e questo credo sia qualcosa di straordinario, perché a volte basta andare fuori per guardare le cose dall'esterno, rientrare e guardare al mondo in cui vivi tutti i giorni con occhi nuovi. E quella è stata un'esperienza straordinaria, specialmente perché il passaggio da turista a viaggiatore a cittadino del mondo è quello che mi ha reso oggi non solo un artista internazionale, ma appunto un guerriero. E io sarò sempre grata, io lo dico sempre, anche se ovviamente non lavoro più con la mia primissima casa discografica che mi fece firmare il primo contratto a Francoforte, però io sarò sempre sempre grata al mio primo produttore che mi fece firmare il contratto, perché lo firmai nel 2009 in un momento di crisi appunto in Italia, specialmente culturale. C'era una crisi molto molto profonda che comunque andava a limitare la creatività dei talenti veri, e io piuttosto che partecipare a un talent show ho voluto come banco di prova un mondo diverso dove ovviamente si premia quello che è la meritocrazia, il talento, e si ascolta un attimo qualcun altro. Però il mio obiettivo è sempre stato poter ritornare in Italia, fare un giro più alla larga per tornare in Italia. Ho capito. E senti, parliamo ora della tua musica e in particolare del tuo singolo, ovvero di World Travels. Come nasce questo singolo? Allora, World Travels significa per l'appunto giro del mondo, è il primo estratto dall'album Inside the Outsider. E con molta gioia io collaboro con un carissimo amico che è The Mad Stuntman, Mark per l'appunto. Lui è stato voce per l'appunto del film Madagascar con il brano I Like to Move It e della DreamWorks. Infatti mi pare che raggiunse tra i 60 milioni o i 100 milioni insomma di ascolti su YouTube, un brano eccezionale. Comunque sia, World Travel è nato, allora il video è nato in un incontro dove abbiamo fatto delle riprese sia a Napoli che in Florida. A Napoli al centro direzionale, perché ha questa prospettiva un po' futurista, però è un centro come quasi immobile. È bello perché vedi tanto futuro, tanta architettura futurista, però è come un senso di immobilità, quasi la vita ghiacciata, capito? E d'altra parte poi siamo andati in Florida e poi il nostro team ha come dire lavorato un po' sugli effetti speciali molto particolari con Red Digital Cinema, una qualità che va dal 5K al 6K. Il singolo in sé invece come canzone nasce come come una specie di provocazione, cercare di invocare quella che è la libertà per l'essere umano al di sopra della tecnica e della tecnologia, ed anche ricordare che i bambini e l'infanzia sono un po' il patrimonio dell'umanità, se vogliamo specialmente preservare un futuro migliore.
Sì, certo, giusto. Senti, tu prima hai parlato del tuo album, ovvero Inside the Outsider, che c'è in pratica, c'è, come dire, c'è sia il progetto del CD che il progetto del libro. Inside the Outsider in realtà viene fuori in un'edizione particolare, piuttosto che fare un doppio disco, perché originariamente si trattava di 24-25 brani, ho ridotto il disco a 15 brani, trattando quello che è un genere particolare, prevalentemente pop, che però si apre a quello che è un mondo liquido, liquid e dubstep, ed è il mio disco contenuto nel mio diario di bordo, che ho scritto dal 2013, ovvero da Seattle, Washington, fino ovviamente al 2017-2018, Cincinnati, Ohio, attraversando i vari settori della musica, ambienti musicali, ma anche tanti paragrafi della mia vita, ed è dedicato insomma all'artista indipendente, ma anche all'essere umano e alla sua vita di tutti i giorni, praticamente durante il percorso sulla lunga strada verso la felicità. Ho capito. E senti, dov'è possibile acquistare sia il libro che il CD? Guarda, al momento su tutti gli store digitali arriva comodamente a casa, si può avere anche un prezzo speciale sul sito internet veronicavitale.net, c'è praticamente un prezzo ridotto per tutti coloro che già seguono la mia musica e anche per chi appunto vuole affacciarsi a bordo della mia nave e salire appunto a bordo e niente, quindi sui vari social, sui vari negozi e store digitali soprattutto. Poi, insomma, dall'anno prossimo saremo anche negli store italiani veri e propri, appunto sul territorio, però dobbiamo aspettare il 2019 per quello, dopo febbraio sicuramente. Ho capito, ok. E allora guarda, noi ti ringraziamo intanto per essere stata qui con noi. Grazie a voi, no, grazie a voi veramente. Grazie mille a te. Guarda, per me è stato un piacere poter parlare con te. E guarda, tutto lo staff di Radio Smeraldo ti augura assolutamente il meglio. Grazie, ricordate di essere felici. Grazie Veronica. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao a tutti. Si conclude così questa puntata di Road to Music. Io vi porgo come sempre i miei più cari saluti, mi raccomando, continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo e continuate a seguirci su Facebook e su Instagram per rimanere sempre aggiornati su nuove interviste e nuovi eventi. Io vi dico solamente che nel mese di dicembre vedrete un sacco di novità. Io vi aspetto come sempre alla prossima puntata. Un saluto a tutti voi e ciao ciao!